Buonasera al coach Stefano Raiola, da Luciana Mosconi Ancona. Una partita sofferta, ma alla fine la portiamo a casa. Qualcosa da dire? Ma è una partita soffertissima, dove nel primo tempo non abbiamo mostrato quello che il nostro potenziale, sia in difesa che in attacco, perché non possiamo pensare di vincere fuori casa facendo 28 punti e soprattutto subendone 40 facendo soltanto 3 falli di squadra. Quindi è una cosa su cui ho battuto nell'intervallo. E poi nel secondo, già dal terzo quarto le cose sono andate meglio e diciamo dopo 5-6 minuti ci siamo un pochino riavvicinati, perché anche stando 7-8 punti sotto sembrava che stessimo proprio molto sotto nel punteggio, ma era così, quindi abbiamo fatto capire alla squadra che ce la potevamo giocare e poi è andata bene e sono molto contento. Ora si torna a casa dopo 2 trasferte consecutive, un'altra a Padova, come la preparerete? No, guarda, sì, adesso abbiamo un'altra, sì, no, 2 trasferte, ti dico che nella programmazione poteva andare bene vincerne una, invece siamo stati bravissimi, veramente i ragazzi sono stati superlativi. Finisco di dire un attimo cosa sulla partita di oggi, perché veramente poi abbiamo fatto gli ultimi 7-8 minuti da grandissima squadra, con grandi attributi messi in mezzo al campo. Diciamo che abbiamo messo loro avanti stanotte, però realmente stavamo un attimo indietro sulla partita. E adesso noi dobbiamo pensare partita, come partita per partita. Io ho detto ragazzi, queste sono tutte partite di playoff, e quando ci vincono 2 partite, magari nel turno a 3 bisogna vincere la terza. Quindi finiamo questa prima di Pasqua, col ciclo, questo ciclo di partite prima di Pasqua, sabato, con l'altra Padova, che è comunque una squadra temibile, quindi ci dobbiamo allenare, ci dobbiamo di nuovo, come abbiamo fatto settimana scorsa, e poi pensare a loro. Grazie mille coach. Sì, ti dico, mi fa piacere dirlo, che lo dedichiamo ad Alessandro Poti, che purtroppo veramente quest'anno sportivamente è stato davvero sfortunato. Dopo 37 giorni alla rientrata si è rifatto male di nuovo, quindi la vittoria della squadra la dedica a lui.